Amici di Sportland, buonasera e benvenuti alla seconda giornata del campionato di calcio a 11 girone B. È tutto pronto per Real Milano, la cupola. Vediamo chi avrà la meglio. Avanza sulla fascia la squadra ospite, che va già verso la conclusione. Palla sul fondo di pochissimo. Tocco dentro, colpo di testa. Palla che fa sul fondo. Buono questo scatto sulla fascia. Attenzione perché c'è tanto campo per Gentile, che si fa vedere, si propone, siamo dentro l'area, tocco dentro e la palla in rete, la sblocca Real Milano con Gentile. Fascia Marinaro, un po' di campo, Marinaro va in porta col destro, arriva il raddoppio di Real Milano con l'esultanza da Cristiano Ronaldo di Marinaro. Gentile, un po' di campo, Gentile va in porta col destro, palla larga di nulla. Quella battuta direttamente in porta, palla che esce non di molto, viene servito in questo momento, Tauro mette giù, se la porta sul sinistro, va in porta, Moltari la tiene lì. Attenzione, clamoroso errore in fase di disimpegno, palla per Gentile, Gentile solo dal portiere, non riesce a piazzarla, tanto Marinaro va sul fondo, crossa dentro, poi siamo dentro l'area di rigore con il tocco dentro destro. Colpisce molto male. Calcio di punizione. Battuto verso la porta. Moltari benissimo col pugni. Allontana. Tanta attenzione perché è partito in posizione regolare. Ruscio è tutto buono. Ruscio. Sono andato a portiere. Ruscio. Va in porta col destro. E mette dentro il 3-0. Ruscio. Qui colpo di testa. Palla che resta lì. Toccato dietro. Destro. E c'è la super parata di Moltari. Qui la conclusione in porta, il gol bellissimo di Assogna, che scarica un destro violentissimo. E finisce qui, finisce con il successo di Real Milano per 3-1 sulla cupola, un successo che vale la seconda vittoria consecutiva per la squadra di casa. Allora, siamo qua in compagnia di Tiziano Marinaro di Real Milano, seconda vittoria consecutiva, una bella partita. Voi vi trovate bene? La tua esultanza da Cristiano Ronaldo, com'è andata? No, non era proprio la Cristiano Ronaldo, era più una dedica per una persona speciale. Okay. Però no, diciamo che la squadra sta girando davvero bene. È un gruppo che si è formato da gennaio dell'anno scorso. Adesso abbiamo fatto un buon primaverile la stagione passata, andando alle fasi finali. Adesso ci siamo ritrovati, stiamo giocando bene. I risultati stanno arrivando, quindi siamo contenti così. Esatto, abbiamo visto che comunque la squadra c'è, vi divertite, siete un bel gruppo. Quanto è importante iniziare così bene e come la vedete nel corso della stagione? Sì, diciamo che alla base c'è, prima di una squadra di calcio c'è un'amicizia forte tra tutti. Questo direi che è l'importante, la cosa fondamentale per un gruppo, soprattutto in uno sport di squadra come questo. E niente, ovviamente fa bene, fa morale, fa bene. Partiamo sereni, ovviamente umili perché è ancora lungo il campionato e speriamo di far bene, insomma. Perfetto, complimenti ragazzi e alla prossima, ciao!